Tifosi nerazzurri, un saluto e ben ritrovati da Umberto Cabella, dallo stadio Breda di Sesto San Giovanni, per quello che è il primo atto di questa nuova Serie A femminile Team 2022-2023. L'Inter di coach Rita Guarino ospita il Parma, una delle novità di questa stagione, il Parma di Fabio Ulderici. Ed è partita la nuova stagione di Inter Women. La palla dentro l'area per Cargiuni, da sola Cargiuni, palla alta ma c'è una deviazione, primo calcio d'angolo per l'Inter, rincorsa breve per Cargiuni, la palla dentro, esce male Cappelletti e c'è la prima rete in campionato per l'Inter ed è Stefani van der Graat, alla quale servono solo 15 minuti di gioco per siglare il primo gol in nerazzurro. Parte Bonetti, la palla dentro, attraversa tutta la rigore, Simonetti si ferma, si gira, la palla dentro, ha provato questa conclusione, fa tutto benissimo Simonetti e poi col destro ha tentato questo tiro a giro. Simonetti, Marinelli, ancora Simonetti, la palla dentro per Sciaguinga, attenzione è da sola Sciaguinga, la palla dietro, arriva il recupero da parte del Parma con un brivido, ma grande azione dell'Inter. Allora parte Cargiuni, la palla dentro, ancora il colpo di testa di Van der Graat che ci ha preso gusto. Lancio lungo per Marinelli che da sola, attenzione Gloria, la palla dentro, la risposta di Cappelletti e poi palla che si spegne in out, grandissima risposta di Alessia Cappelletti, la palla raccolta da Bonetti. L'invito su Simonetti, la palla raccolta anche da Flaminia, il tocco dietro, azione meravigliosa dell'Inter, conclusa da Gutiérrez Cargiuni. E sono due, altra grande azione per le nerazzurre. Sonstevold gestisce bene, un pallone difficile, Cargiuni, la palla dentro per Sciaguinga che da sola Tabita, la palla dietro per Marinelli, l'Inter trova il terzo gol, altra azione bellissima da parte delle azzurre, altra grande azione corale. E pronti via, inizia bene questo secondo tempo. 3-7. Silvioni, il tocco per Pirone che si lunga la palla, ancora Pirone, il tiro in porta e serve un grande intervento da parte di Durante. Rincorre il pallone Polli, si gira bene su Erum, la palla crossata, il cross preciso, un po' morbido da parte di Polli, trova la testa di Simonetti che non riesce a dare forza a questo pallone. Il rinvio lungo di Durante a cercare la testa di Regazzoli, raccoglie Ajara, la palla dentro per Sciaguinga, attenzione, controlla bene Sciaguinga, ancora da sola, salta il portiere e arriva la rete di Tabita Sciaguinga, anche per lei esordio con gol. Si butta nello spazio, salta facile il portiere, poi deposita il gol del 4-0. La palla dentro di Benoit, allontana come palla difesa dell'Inter e poi c'è il gol del Parma con questa rete di Cox. Allora trova il gol del 4-1 il Parma. E l'arbitro dice che basta così, vince e convince l'Inter alla prima di questa nuova stagione 2022-2023. Un bel 4-1, sancisce la conquista dei primi tre punti per l'Inter di coach Rita Guarino.